Nessun problema ragazzi, qui tutto sotto controllo, stiamo ritornando in solito sempre sulle sfide creazioni rosa. Oggi invece andremo a fare campionati misti. Ho già fatto tutte le squadre, siamo nell'account dove abbiamo trovato lo scorso Valk Opening, Santi Cazorla e Schmeichel, Team of the Great, no, The Group, Shit, là, cazzo è. Allora, questa sfida è l'inverso di quell'altra, mentre li usavamo per esempio, che so, in una sfida tutta la serie, una sfida tutta la Premier, qua siamo tutte nazionali. Quindi ho usato i giocatori che abbiamo trovato nello scorso pack opening per la maggior parte, quindi già avevo molti giocatori. La prima rosa è quella mista 5 campionati, dove mettiamo Diego Alves, no, partiamo dalla difesa, Diego Alves, Rafael, Wellington, Maurizio, Maxwell, Luis Carlos, Enrique, Maicon, Marlos, Bonatini e Pato. Quindi la prima formazione è questa, che io l'ho fatta tutta oro, eccetera. Però si potrebbe fare anche argento perché il minimo è 67 di valutazione, quindi vabbè. Poi sfida 7 campionati, ho usato la Francia. Quindi la formazione è questa, con Jodrén, Conco, Sacco, Isimat, Mirin, Amavi, Imbula, Cosiello, Condogbia, Tovin, Gignac e Coman. Non costa niente nemmeno questa, comunque sono davvero misere di costo. Poi andiamo al gioco del 9, dove dobbiamo missare 9 campionati. Ho usato la Spagna con Pacheco, Manquillo, Albiol, Dominguez, Yuri, Rodriguez, Cañas, Vázquez, Rocina, Perez e Soriano di nuovo. Quindi andiamo a riscattare anche questo pacchetto. E poi l'ultimo, che ragazzi serve almeno un giocatore con la fedeltà. Io ne ho due, ovvero Ricky Alvarez e quest'altro qui, come cazzo ti chiami? Martinez. Però se non avete giocatori con la fedeltà, quindi li comprate tutti tutti e 11, dovrete andare a fare appunto la fedeltà, quindi quittando dalle partite, oppure se avete le palle ve le giocate tutti e 10, cosa che io non avrò mai di fare. Meno male che avevo questi giocatori con la fedeltà. Poi io qui ho usato Lezcano, che in realtà è una S, e ho fatto il cambio ruolo ad S, che non costa niente, e addio, addio alla mela, che nemmeno costa tanto. Quindi andiamo a riscattare anche questo, anzi no, vi devo far vedere i giocatori, ovvero Armani, Fontanello, Civelli, Abraham, Salvio, Alvarez, Martinez, Lezcano, Lamela, Ferreira e Zimankovic, qua come cazzo si chiama questo, ed è argentino. Ok, quindi andiamo a riscattare un giocatore oro premium, e poi, avendo completato tutto campionati misti, abbiamo pacchetto giocatori oro prime. Quindi andiamo ad aprire questi 5 pacchetti sperando di essere ancora più sculati. Partiamo dal pacchetto da 7500, questo è, sì, partiamo da quello da 7500 con Martial, non è Walkout, Stella Piccola, vabbè, niente di che, Shane Long, vabbè, niente di che, era quello da 7500, quindi non mi aspettavo tanto, Casilla, McCormack, vabbè. Consentiamo tutto, poi vedo io cosa fare. Poi passiamo a quelli da 15.000. Voglio uno con James Rodriguez, perché James Rodriguez porta sempre bene. James Rodriguez mi ha fatto trovare Alaba, mi ha fatto trovare Marcelo e l'ho saltato. Eccolo qui. Adesso mi fa trovare un walkout. Non è walkout ed è Stella Piccola. Chi è? Zieler dell'Acer. Vediamo gli altri, Bruma, beh, niente di che, contratti, vediamo se c'è qualcosa che può costare, cannoniere, vabbè, niente di che, nemmeno questo pacchetto. Andiamo avanti col prossimo pacchetto da 15.000, vai con Harry Kane, no walkout, stella grande, che due palle, Toprak, 84, e Roberto Firmino, vabbè, nemmeno costa tanto Roberto Firmino. Guarigione al piede, sentinella, CDCCC, vabbè, onesto, cioè, un pacchetto di merda, è vero, però, boh, andiamo, cioè, mandiamo alla lista di trasferimenti Toprak e Roberto Firmino e conserviamo tutto. Ok, prossimo pacchetto, quello da 25.000, dai, giocatori Euro Premium, non è walkout, stella piccola, uffa. Glick. Sì, Glick, 83. Vabbè, chissà, Çalhanoğlu, Visca, niente di che.
qualcuno che cambiano strano. No, conserviamo tutto. Andiamo all'ultimo pacchetto, giocatori oro prime. Ti prego FIFA, ti prego dio di FIFA, vai. Non è walkout, stella grande però. Alessandro, quanto costa Alessandro? Quaison, Herrera, Bruma. Forse Alessandro costa qualcosa. 11.750, vabbè, buono. Non è chissà che, però è buono. Vabbè ragazzi, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Quaison quanto costa? Quaison è argentone della serie A, quindi costa 100.000 crediti. Ok, quindi squadra 100.000 crediti. E quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Niente, quest'oggi non siamo stati fortunati come in nazionalità miste, però ci rifaremo in un prossimo pack opening. Quindi vi ricordo, non c'è nessun problema, è tutto sotto controllo. Bella!